Buongiorno. Ciao a tutti, non siamo al solito posto, non siamo nella solita casa nostra, siamo in un'altra casa nostra che è quella della campagna. E la cosa è molto eloquente perché qui abbiamo tutto quello che abbiamo raccolto questa mattina. Allora, Abbiamo, abbiamo le fai vedere, melanzane. una Una. melanzana. Abbiamo. Una Ne melanzana. abbiamo già Due. raccolto qua. Stamattina abbiamo preso tutte queste zucchine qui. Ecco, tra l'altro zucchini, adesso tutti quanti quelli che hanno un Abbiamo il orto basilico, ne. poi abbiamo le piante di frutta che quest'anno ne hanno pochissimo, Con sono questa delle siccità. prugne, poi abbiamo già cominciato, i pomodori sono già cominciati, questi sono i ciliegini, abbiamo dei ciliegini e questi sono i cuori di bue. Ce ne E poi sono vi faccio vedere pochi. questi qui. Cosa sono questi? Questi sono cetrioli che si chiamano Baracchini. barattieri, ma sono Hanno una buonissimi. caratteristica che sono digeribili perché manca Sì, l'acido tipico del cetriolo il che lo rende cetriolo. indigesto. Adesso noi le abbiamo prese belle fresche, piccoline, ma diventano anche più grosse. Ma chi è che ce l'ha fatti conoscere? Sempre Che la l'ha fatto nostra Adele, che la nostra amica salutiamo Adele, quella che ci tantissimo. manda l'olio, ce l'ha fatti conoscere. Noi non le conosciamo, Non le cioè non lo conoscevamo. conoscevamo, Adesso li conosciamo. conoscevamo. E lì. E Adesso l'abbiamo comprate le piantine e l'abbiamo piantati. addirittura Poi vi adesso li faccio vedere che coltiviamo. abbiamo le acrette, che sono le agrette, Barba da che frati, si chiama frate. barba da frate. Ne avrò una decina di piantine. E io piuttosto che prenderle di radice, ho Come quelle che scogitato una vendono. cosa, che le vado a cimare dopo di queste foglioline che ho cimato, che restano questi qui, ributtano le piantine, così le abbiamo già raccolte quattro volte Pratica è da e abbiamo maggio, fine ancora le maggio. piantine fino alla fine. Eh sì. Le lasciamo lì, fanno le seme, ricadono. Che abbiamo le conche e un altro anno abbiamo di nuovo le piantine senza che andiamo a comprarle e piantare. Insomma, nell'orto bisogna saperci fare Ingegnarsi. e ingegnarsi. E ogni settimana ne raccogliamo una manciata così per fare una Una frittata. bella frittata Poi abbiamo la di salvia, agrette. quella E infatti a foglie un larghe, profumo un pazzesco. profumo pazzesco. Abbiamo la salvietta, quella più piccola, che è Anche profumatissima. lei, sì. Questa diventa delle piantone grossi che non finire. Stamattina abbiamo già le prime zucchine, le abbiamo già cucinate. Abbiamo fatto la solita ricetta in agrodolce, abbiamo soffritto e poi mettiamo un po' di zucchero, un po' di aceto di mele. Questa ricetta è già E questa presente nel ricetta è già canale. presente nel canale. Cercatela. Ma in quali altri modi possiamo fare le zucchine? E possiamo Perché fare una bella frittata, possiamo frittate, fare fritte, grattugiate fatte con tanta roba dentro, a poi frittini fare tipo. fatte a forno, fare una frittata al forno. Ripiene al forno Si possono anche. fare ripiene che l'abbiamo già fatti. Ripiene Insomma, le fritte. zucchine si possono fare in tutti i modi, oppure scottate con un po' di gusti dentro, si fa un po' di passato, Bollite come lo spinale. bollito. Sì, ma poi si mette mantole, si mette Si può pinole, fare anche questo con le parmigiano, zucchine. pecorino, un po' di basilico, si fa il pecorino, si fa il Il pesto di pesto zucchine di da condire la zucchine. pasta oppure da spalmare su crostini di pane. Quindi veramente un sacco C'è. di scelta. Niente. Allora noi Vi adesso. salutiamo, vi volevamo far vedere la nostra casa della campagna dove abitiamo all'estate, cioè D'estate facciamola stiamo qua. Ok. Alessandria o Viglio. Ciao. Ciao a tutti!